Bentornati nella mia Halloweenbreria. Oggi sono qui per presentarvi una storia vecchia, una storia sempre attuale, sempre gotica e sempre bella. Parliamo di Italo Calvino con il Visconte Dimezzato. Questa storia io sinceramente non la conoscevo. Ho trovato questo libro, l'ho preso e wow, che rivelazione, veramente carina. Il Visconte Medardo di Terralba va a combattere la guerra in Turchia del 1716 che si scontra contro l'Austria. Ne esce sconfitto purtroppo perché una cannonata turca lo prende e lo dimezza, lo taglia a metà. Il visconte è vivo però. Il problema è che nel suo paese natio torna la metà malvagia, mentre invece la metà buona vaga per il mondo in cerca della sua metà malvagia, perché sappiamo che l'uomo è composto da bene e male. Tutti abbiamo un lato buono e un lato cattivo, che il lato cattivo, se esce, purtroppo fa danni. Quindi immaginatevi se separano il vostro lato cattivo, lo rimandano a casa, solo quello, solo quella parte. Una catastrofe. E questa già è una cosa di Calvino che mi piace da morire, che ha fatto, cioè, un genio. Tornato a casa, inizia a fare dispetti, cattiverie, a tutti, tra cui cerca di ammazzare il proprio nipote, che è un ragazzino, e cerca di sedurre una ragazza del popolo affinché lo sposi. Il visconte è rimpianto perché era comunque una persona stupenda prima della guerra e adesso non fa che seminare guai per tutto il suo paese. Una cosa che mi piace di questa prefazione è che dice: è una fantasia paga del fuoco di fila delle sue trovate, questa di Calvino, o una pensosa allegoria della condizione dell'uomo contemporaneo. Sempre alienato, mutilato, impossibilitato a raggiungere l'integrità, la completezza. Cioè, è bellissimo perché Calvino comunque sono passati molti anni da quando purtroppo Calvino non c'è più. E cioè, è veramente attuale. È attuale tutt'oggi. Anzi, oggi forse la parte negativa delle persone sta fuoriuscendo ancora di più. Quindi questo davvero fa riflettere. Poi la storia in sé per sé è breve, è leggibile, è davvero una storia, a me ha dato tantissimo di gotico, questa cosa mi dà l'idea all'inizio di un paesaggio di quelli belli, di campagna, non lo so, mi dà tipo, mi immagino i racconti del paese tipo di mia nonna quando viveva prima della guerra, quindi delle cose un po' diciamo, delle cose un po' rustiche, bellissime, questi paesaggi, questi campi, andare a prendere l'acqua alla fonte e tutto. Quando torna questo visconte cupo e nero, mi dà proprio l'idea che nel paese cali una cappa, un qualcosa che oscura tutto e ovviamente la gente inizia sempre di più a incupirsi. Poi c'è anche un piccolo episodio sempre inerente al nipote di questo visconte. Ci sono tante storielle belle attorno che ve lo consiglio, ve lo straconsiglio questo per questo Halloween. Anche oggi siete stati con me e io vi chiedo per favore di seguirmi qui sul mio canale. Ci sono la rubrica Il Grimorio di Autumn per le magie e Osei Amigurumi per l'uncinetto. Vi ricordo anche di seguirmi sui social dove io pubblico tutti i giorni e noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui nella mia libreria. Ciao ragazzi! Ciao!